radiofonica italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio presenta Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Signore e signori, buonasera, eccoci alla nostra consueta puntata di Dentro e Oltre la Radio. Saluto Umberto che è in studio con noi, è collegato con me, che presenterà il nostro graditissimo ospite. Bene, grazie Maria Teresa, buonasera, buonasera con Dentro e Oltre la Radio. Questa sera proseguiamo più che dentro oltre la radio. Lo abbiamo già fatto la settimana scorsa, abbiamo fatto delle incursioni musicali e insomma questa sera continuiamo a fare una chiacchierata seguendo un po' anche le orme del nostro caro amico Serafino, che ha lasciato veramente una scia interessante e ci sta in qualche modo stimolando a fare dei passaggi importanti, continuare a fare dei passaggi importanti a livello musicale. E lo faremo con un ospite d'eccezione, una persona che abbiamo appena conosciuto, ma sono sicuro che insomma poi rimarrà nelle orbite di Ameria Radio. Stiamo parlando del professor Giorgio Farabegoli, al quale do il benvenuto. Buonasera Giorgio. Buonasera, ciao a tutti, grazie, grazie tanto della presentazione. Buonasera, buonasera Giorgio. Bene, allora con Giorgio faremo una chiacchierata molto molto interessante l'accezione della musica meccanica, in particolare sull'autoorgano di Barbieri. Innanzitutto però dobbiamo dare ai nostri ascoltatori la sensazione di chi abbiamo come ospite, e se mi permetti come amico, perché poi i nostri ospiti traslano immediatamente tra lo status di ospite, si dura poco, insomma si diventa solo amici. Grazie. Giorgio è professore, è docente di discipline meccaniche e tecnologiche e questo svolge questa sua attività all'ITT, all'Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone, è ingegnere meccanico, ma questa sera si presta a essere in Ameria Radio nel suo ruolo di appassionato di musica, no? Con un trascinamento, come dicevamo prima fuori microfono, con un trascinamento per quella che è la sua professione. Giorgio, autoorgano di Barbieri. Allora, cominciamo proprio agli inizi. Barbieri è stato un prete italiano, nato nel 1875 e aveva già una passione musicale, già in tenera età. E non solo musicale, ma anche per la meccanica. Allora che aveva questo guizzo di inventore e nel 1909-1910 presentò, la sua prima invenzione musicale, meccanica e musicale, al pubblico. Ossia, era una macchina che chiamò automusicografo, era un apparecchio che si collegava meccanicamente a un pianoforte e permetteva a chi suonava, quindi a un compositore, di poter registrare con segni grafici sul rullo di carta quello che lui componeva. Praticamente un compositore non doveva stare a suonare una parte al pianoforte e poi andare subito sul pentagramma a segnare le note, ma poteva dare estro alla propria vena compositiva continuando a suonare, e questo qui incideva dei segni convenzionali che poi venivano convertiti in note sul rullo di carta, in modo che il compositore poteva andare avanti finché gli aggradava, finché aveva la sua vena compositiva. E questo apparecchio fu la prima invenzione di Barbieri e lo lodò il compositore Mascagni, lo acquistò
e lo utilizzò per comporre la sua opera Isabeau del 1910. Quindi fu una macchina che fu effettivamente utilizzata, ma purtroppo, a parte qualche, come si dice, qualche dépliant pubblicitario dell'epoca, non c'è articoli su riviste, eccetera, non è giunta fino al giorno, fino ai giorni nostri, non si è riusciti a reperire da nessuna parte. Stranissimo però, no? Perché comunque, stranissimo dico, perché è comunque un'invenzione interessantissima. Sì, ma Scagni la possedette addirittura, quindi nella stampa dell'epoca si legge che lui la lodò, disse che era contentissimo di questa macchina di Barbieri, ma io e non solo, tutti quelli dell'Associazione Musica Meccanica abbiamo provato a reperirla, ma non l'abbiamo trovata da nessuna parte, quindi probabilmente è caduta nel dimenticatoio. Se ne parla nel 1910, 11, 12, anche in riviste inglesi anche, perché ha provato anche a esportare in Inghilterra, anche a brevettare in Inghilterra, ma non si è riusciti a trovarla, insomma, purtroppo. Era questa una macchina, ma non è la prima, ce ne sono state altre precedenti, rispetto a queste qui di Barbieri, che segnavano con segni grafici su rulli di carta un'esecuzione al pianoforte, anche dell'Ottocento, eccetera. Ce n'è una di il melografo elettrochimico di Antonio Roncalli, che è stato anche un deputato, e quella tuttora esistente a Bergamo, praticamente una macchina del genere, della fine dell'Ottocento, quindi è precedente. Però quella di Barbieri fu usata, a differenza delle altre, da un grande compositore, insomma, che è Mascagni. Sì. Ecco, devo dire, scusami Giorgio, ho dimenticato di dire, cioè, ai nostri ascoltatori, che comunque tu ci hai fatto un gran regalo, perché tutte le riflessioni che farai hanno un canovaccio molto molto importante che tu hai elaborato, quindi diciamo abbiamo uno slideshow, come di norma facciamo delle occasioni speciali, l'abbiamo reso disponibile ai nostri ascoltatori sul sito internet, quindi come di consueto quando insomma innestiamo questo processo, i nostri ascoltatori avranno la possibilità di poter verificare tempo per tempo quello che stai raccontando, diciamo, vedendo le immagini. E ovviamente questo tipo di discorso è stato reso possibile, oltre ovviamente al tuo impegno, ma anche al sapiente lavoro del nostro amico Pellegrini, che Paolo Pellegrini, che comunque ci sta nel frattempo raggiungendo. E ricordando l'automusicografo, i nostri amici ed ascoltatori potranno verificare e vedere la slide numero 2. Sì, fatto, benissimo. E successivamente all'automusicografo, Barbieri si dedicò alla costruzione, proprio progettazione e costruzione di organi, non solo da chiesa, come uno può immaginare essendo un prete, ma anche da cinema, perché all'epoca del cinema muto, negli anni 20, praticamente il cinema muto era accompagnato musicalmente da orchestra, oppure più economicamente da un suono d'un organo a canne molto grande installato nei cinema. E quindi Barbieri si dedicò anche a questa costruzione di organi da cinema negli anni 20 del secolo scorso, insomma, e di cui uno molto particolare, molto enorme, diciamo, fu installato al cinema Odeon di Milano, che adesso è una multisala, all'epoca era un'unica sala cinematografica da ben 3.800 posti a sedere, più grande della Scala di Milano, e anche l'organo era enorme, aveva due console addirittura, poteva essere suonato da due organisti contemporaneamente, una console a due manuali, a due tastiere, e una a tre praticamente, molto molto Accidenti. Grande, purtroppo è andato perduto anch'esso, a parte qualche progetto del sistema elettrico originale che è presente nel Museo della Musica Meccanica di Cesena. Sono i progetti originali del 1929 di questo enorme organo, diciamo, che era dotato, oltretutto, come si può vedere anche nella slide 4 e 5, come erano adorati poi tutti questi tipi di organi all'epoca, di effetti sonori che simulavano, che so, un'auto, una sirena, eccetera, per dare un suono, diciamo, al cinema muto che non l'aveva. Lo stesso Barbieri provò anche a inserirsi nel mercato organistico da cinema inglese, però entrò nel 1930, quindi un po' tardi, ossia quando ci fu l'avvento del cinema sonoro. Lui ci provò, fece anche un catalogo dei suoi organi in vendita, ma ne vendette soltanto uno in Inghilterra, perché il cinema sonoro spazzò via questi organi per il fatto che permetteva di ascoltare la voce umana, cosa che non era possibile fare con gli organi. Insomma, gli organi servivano semplicemente da accompagnamento
al cinema muto, anche con i loro belli effetti sonori, ma non ma il cinema sonoro spazzò via questa invenzione di Barbieri, diciamo, che però non si dette per vinto, ossia volle introdurre un nuovo apparecchio musicale meccanico in Italia, ma in un periodo, oltretutto, nel 1931 lo introdusse, in un periodo in cui in Italia le aziende di strumenti musicali meccanici chiudevano tutte. Perché? Perché non c'era più interesse verso gli strumenti musicali meccanici, dato che con l'avvento della radio e del grammofono, fonografo, si potevano sentire la voce umana, quindi canzoni, voci, eccetera, che con gli strumenti musicali meccanici non fu possibile. Allora la gente si chiedeva, questo è un patto che vuole introdurre un apparecchio musicale meccanico quando tutte le aziende chiudono. Ma lui destinò il suo apparecchio, l'autorgano Barbieri, a un mercato completamente diverso dai precedenti, ossia gli strumenti musicali meccanici fino a quel momento erano venduti nel dimore dei ricchi, sale da ballo, cinema, teatro, ossia per allietare il pubblico con musiche suonate da questi strumenti. Lui invece volle introdurlo nelle chiese, ossia una macchina che suonava la musica sacra nelle chiese, cosa mai introdotta, cioè, non mai fatta. Era stata anche fatta prima in precedenza in Inghilterra e in Germania, ma con scarsi risultati per la qualità sonora molto scarsa. Erano organi con ruli chiodati, non erano organi evoluti come quelli Barbieri. Quindi lui provò a proporre questo nuovo, tra virgolette, nuovo apparecchio nelle chiese, cosa che, diciamo, era un po' ai limiti della legislazione ecclesiastica dell'epoca. Perché la legislazione ecclesiastica dell'epoca voleva che cosa? Voleva che la musica sacra fosse suonata e cantata ovviamente da persone, perché era una lode a Dio, insomma, quindi una macchina che suonasse musica di lode a Dio, che accompagnasse canti di lode a Dio, non era ben accetta dalla Chiesa Cattolica. Lui però ci provò lo stesso. Qui adesso siamo arrivati un po', diciamo che è stato un po' veloce, diciamo. Una riflessione, no, Giorgio? Sì. Prima è stato fatto un passaggio quando si parlava dell'organo al servizio del cinema muto. Sì. No? Allora, io verosimilmente c'è un sottinsieme che mette un po' d'accordo la mia passione verso la radio e la tua verso la musica meccanica, no? E parliamo dei rumori che possono, insomma, che in qualche modo dovevano essere prodotti per il radiodramma. Radiodramma che insomma è una corrente, una disciplina artistica, è quasi un ossimoro, ma insomma segue un po' il teatro, segue la letteratura, è stata più o meno riconosciuta come espressione artistica, però insomma esiste questo tipo, diciamo, di disciplina. Che cosa faceva? Andava in radio e aveva bisogno di simulare ovviamente una serie di rumori, perché la tragedia, proprio nell'accezione greca, doveva solo attraverso, diciamo, il rumore, il suono, anche il silenzio, restituire la sensazione, diciamo, di una costruzione, di un palcoscenico, no? Ma io non ho avuto mai modo di poter verificare che la stanza dei rumori, che era comunque sia una accezione particolarmente tecnologica, perché bisognava in qualche modo produrre rumori dal temporale alla porta che sbatte, eccetera, eccetera. Perché non è stato, diciamo, utilizzato l'organo come è stato utilizzato, diciamo, del resto nel cinema muto? Credi per un problema di costo, oppure perché c'era qualche cosa che non andava? Perché comunque sia l'organo per sua natura poteva assolvere una serie, diciamo, di funzioni, no? Cioè, come è stato detto prima, poteva elaborare una serie di rumori verosimili, insomma, no? Non penso rumori, comunque no, scusami, erano suoni. Io parlo di rumori, parlo ovviamente di simulazioni, suoni, musica, cioè tutta una serie, diciamo, tutto quello che viene ascoltato, no? Tutto quello che può essere ascoltato, quindi non te la prendere, Maria Teresa, non volevo assolutamente denigrare l'organo e le sue funzioni. Assolutamente. Attenzione di bacchetta. Buonasera Paolo, ben arrivati. Buonasera a tutti, ciao Giorgio. Buonasera, ciao. Eccoci qua, no. Però veramente nei miei studi, nelle mie analisi non ho mai trovato, diciamo, l'utilizzo dell'organo, quindi posso immaginare
per così per la mia per il mio vezzo, diciamo che per mestiere un po' d'economia ho voluto fare, che potesse essere un problema di costo, oppure no, c'è qualcos'altro. Io credo anche dimensioni, perché erano organi estremamente grandi quelli installati nei cinema. Erano cinema molto più grandi di quelli a cui siamo abituati adesso. Per dire, adesso abbiamo sale da 400-500 posti a sedere. Barbieri parlava, cinema medi erano da 1000-1500 posti a sedere, cinema Odeon era 3800, quindi molto molto grande. Addirittura il cinema Odeon a Milano aveva la parte superiore, era in due piani, il piano superiore era a sbalzo di 16 metri senza colonne nel mezzo per evitare che il pubblico sotto potesse avere la visione impedita da quelle colonne. Erano molto molto grandi, quindi anche gli organi di quell'epoca erano da cinema, erano molto grandi. Non so dopo se fosse possibile anche ridurre le dimensioni magari per questa stanza dei rumori, ecco. Effettivamente da quel che si legge nel catalogo, però purtroppo non, qui in Italia perlomeno non abbiamo di questi. So che c'è un signore di Milano recentemente che mi ha detto che ne ha recuperato uno da restaurare, non italiano, però della Wurlitzer. Però ancora non so che sia completato il restauro, eccetera. Sarei curioso. Ecco, credo che l'amico Serafino Corno sia andato ad ascoltarlo, se ben ricordo. Insomma, però non so se fosse finito il restauro, bisogna che glielo chieda, perché mi disse, parlavamo al telefono, credo un annetto fa, forse meno, era rimasto molto impressionato dalla potenza fonica di questo organo, insomma, da cinema, perché doveva sonorizzare appunto stanze molto grandi, ambienti Il molto mondo è grandi. piccolo, glielo chiederemo insieme, dai, glielo chiederemo insieme. Volentieri, volentieri. Adesso mi è venuto il capo e mi sono ricordato che un annetto fa, o poco meno, ne parlammo, insomma, perché è una curiosità, ecco. Però verosimilmente la riflessione della dimensione potrebbe essere quella, diciamo, non tanto e non solo, diciamo, il discorso del costo, perché poi il costo a livello radiofonico va ammortizzato forse anche più del cinema, quindi come linea di principio, insomma, no? Perché c'è, insomma, un tipo di c'è la possibilità di ammortizzare, ma le dimensioni probabilmente sì, le dimensioni è un altro tipo di discorso, sì. Era molto grande. Barbieri alla fine della sua carriera, insomma, morto nel 1950, gli ultimi anni pubblicizzò organi molto compatti, però era ancora fine anni 40, diciamo, ecco, come periodo. Prima non so se fossero riusciti a ridurli come dimensioni, insomma, poi dopo dipende anche gli ambienti, insomma, se adesso sì, si riescono a fare anche organi molto compatti, insomma, però all'epoca erano Sì. dimensioni abbondanti. Diciamo che il successo diciamo, del radiodramma, tanto per poi ritorniamo nella, o perlomeno la storia, che avrebbe potuto intersecarsi, diciamo, no, con la componente meccanica, diciamo, dell'organo, poteva andare dalla fine degli anni 20 all'inizio degli anni 50. Poi, ovviamente, l'Istituto di Fonologia con Maderna, eccetera, eccetera. Hanno elaborato altri discorsi e hanno utilizzato insomma, la tecnologia elettronica, elettrica, elettromeccanica, insomma, tutta la parte elettrica, soppiantando completamente la parte meccanica. Insomma. Bene, bene, però mi faceva piacere così creare questa liaison perché credo possa essere stata importante, insomma, come provocazione. No, grazie, sono sempre interessanti comunque, che uno magari non ci pensa, però magari sono ragionamenti che si possono fare molto volentieri, ecco. E volevo ripartire dal 1931 che Barbieri introdusse questo apparecchio. Fu una cosa, tra virgolette, rivoluzionaria, non tanto come tecnologia, ma proprio come mercato, diciamo, che era quello delle chiese italiane. E lui, per cercare di stare all'interno della legislazione ecclesiastica, nel suo autorgano, che era praticamente fondamentalmente un lettore di musiche sacre su rulli di carta perforata, che erano incise su rulli di carta perforata, lo dotò questo apparecchio dei comandi per renderlo flessibile, ossia si poteva variare la tonalità per alzarla o abbassarla a seconda del coro che doveva accompagnare, si poteva aumentare o rallentare la velocità di esecuzione, e quindi ci voleva un operatore, non esperto, bastava che avesse un po' di orecchio musicale per manovrarlo. In tal modo poteva girare un po' la legislazione ecclesiastica, perché c'era una persona comunque che lo manovrava, per cui in questo modo qui poteva ovviare quel problema lì. In alcuni casi ci riuscì, in altri no.
volevo dire perché lo introdusse, perché in molte chiese italiane, almeno l'80-90%, non avevano un organista per suonare gli organi, quindi rimanevano muti, alcuni dicono addirittura il 95% in articoli dell'epoca, quindi molte chiese avevano l'organo muto perché mancava l'organista, oppure avevano qualche organista ma era veramente molto improvvisato. Pertanto lui con questo apparecchio voleva ovviare al problema di avere sempre musica sacra eseguita al massimo livello, perché lui fece incidere rulli musicali dai migliori organisti dell'epoca, in tutte le chiese che lo compravano, ovviamente, dovevano comprare l'apparecchio e le musiche su rullo, ovviamente, quindi c'era un certo mercato. Si considera che all'epoca ci fossero almeno circa 50.000 organi in Italia, nelle chiese italiane, e alcuni erano malandati, insomma, comunque il mercato era molto ampio, ecco. E questo lettore poteva essere o diciamo un mobiletto staccato dall'organo in cui si metteva su il rullo e lo si manovrava da lì, oppure addirittura, dato che Barbieri costruiva anche organi, oppure poteva adattare organi esistenti, essere integrato nella stessa console dell'organo, ossia c'era una console, come si vede anche in figura nella slide 10, poteva essere inserito direttamente all'interno della console dell'organo, insomma, a seconda dei gusti di come si voleva procedere, ecco. Un lettore come quello, vediamo, non mi ricordo la slide dopo, un lettore comunque come quello che si vede nella slide 10 a sinistra, che è una cassettina praticamente. Sì, si vede benissimo. Quello lì fu nel 1931 ascoltato dal Cardinal Schuster a Milano, il quale dette l'approvazione per l'installazione di questi apparecchi nella sua arcidiocesi di Milano, che era una delle più grandi d'Europa come diocesi. Quindi Barbieri era un bel... Barbieri era di Milano, cioè inizialmente era in un paesino nella provincia di Milano, poi si trasferì proprio a Milano perché la sua azienda, chiamata Sabbaem, che sarebbe l'iniziale acronimo di Società Anonima Brevetti Barbieri per Applicazioni Elettromusicali, era di Milano e quindi a Milano poteva diffondere, avendo avuto l'approvazione del Cardinal Schuster, il suo apparecchio in tutte le chiese della diocesi che lo richiedevano. E volevo fare una piccola digressione, come si vede nella slide 11, precedentemente all'autorgano Barbieri. Barbieri fondamentalmente non inventò l'autorgano, insomma, esisteva già in precedenza da 20 anni, però, come dicevo, era destinato a dimore dei ricchi o sale da concerto. Lo producevano organi automatici, soprattutto la Belte, che è un'azienda tedesca, e la Aeolian, che era un'azienda americana. Erano organi estremamente grandi e, ad esempio, un organo automatico Belte si trova ancora esistente in un museo in Svizzera ed era quello installato nel Britannic, la nave gemella del Titanic. Il Titanic aveva un organo automatico, ma insomma è andato a picco, diciamo. Ecco. E ritornando a Barbieri, comunque ci furono alcune persone che criticavano questa macchina, perché comunque effettivamente era una macchina. Dato che i dischi erano proibiti, i dischi di musica sacra in chiesa, non volevano neanche l'organo automatico, ecco. E però, nonostante tutto, vescovi, Cardinal Schuster, altri parroci li installarono. Ah, una cosa che non è nelle slide, però lo volevo aggiungere, è che riuscì a installarne 5 anche in Canton Ticino, la diocesi di Lugano, che è confinante con quella di Milano, e riuscì anche a installarne 5 in quella diocesi. Una piccola curiosità, diciamo, ecco. Quindi, Giorgio, una cortesia. No? Sì. Io ho letto con grandissima attenzione, diciamo, le due slide che indubbiamente sono molto molto interessanti. E quando praticamente si è parlato di Pio X, no? Questa è una piccola digressione, si è parlato di Pio X, che insomma in qualche modo non gli andava bene, no? il fatto che si utilizzasse questa... Ho visto praticamente... De musica sacra instaurata, cioè questo documento, no, che tu hai riprodotto, diciamo, a pagina 12. Sai, io l'ho letto non tante volte, tantissime volte, no? Ma ti dico, ho provato, diciamo, anche a violentarmi per capire, effettivamente, dico, voglio vedere se riesco a capirci qualcosa. Ma veramente è una forma così brocardica, no? Così particolare, che veramente è difficile capire che da quel punto di vista lui non gli andava bene, diciamo, l'organo, no? Posso provare a leggere 4 righe per i nostri ascoltatori? Certo. Questo me lo devi regalare, perché veramente... Volentieri, sì.
proviamo un secondo a leggere. Magari io però no, non sono impostato, non sono parente di Nando Gazzolo, quindi mi scuserete. Allora, dice: tra le sollecitazioni dell'ufficio pastorale, non solamente di questa suprema cattedra, che per inscrutabile disposizione della provvidenza, sebbene indegni, occupiamo, ma di ogni chiesa particolare, senza dubbio è precipua quella di mantenere e promuovere il decoro alla casa di Dio, dove gli augusti misteri della religione si celebrano e dove il popolo cristiano si raduna, onde ricevere la grazia dei sacramenti, assistere al santo sacrificio dell'altare, adorare l'augustissimo sacramento del corpo del Signore, ed unirsi alla preghiera comune della Chiesa nella pubblica e solenne officiatura liturgica. Nulla dunque deve occorrere nel tempio che turbi o anche solo diminuisca la pietà e la devozione dei fedeli, nulla che dia ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla soprattutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre funzioni e però sia indegno della casa di orazione e della maestà di Dio. Ciao. Una bella faticata, a capire che cosa voleva dire. E poi quella è la prima pagina, ce ne sono tante altre, insomma. Quindi, no, fa parte praticamente del movimento siciliano per la restaurazione della musica sacra dell'Ottocento, che voleva praticamente, dato che c'erano effetti anche operistici nella musica sacra, volevano un ritorno della musica sacra pura, l'unico strumento volevano che fosse l'organo per accompagnare il canto sacro, e doveva essere, tra le varie cose che c'è scritto nel motu proprio, che è scritto nel 1903, doveva essere arte vera, quindi umana, pertanto non meccanica. E lì un po', dato che nel 1903 non si passava neanche di autorno, non si pensava neanche agli autorgani, c'era stato qualcosa in Germania alla fine dell'Ottocento che erano organi, organetti, diciamo, per accompagnare, organo di organola si chiamava, fine Ottocento, prima del Novecento, con musiche incise su cilindri chiodati, diciamo, che facevano suonare tipo canne d'organo. Però non erano così evoluti come quelli barbieri, che facevano suonare anche tutti gli organi esistenti nelle chiese, quindi era una macchina molto flessibile in quel modo lì. Quindi per quello che lui tentava di inserire nelle chiese, ecco. E a parte alcune voci negative, lui però non ebbe mai, insomma, negli anni 30, l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa Cattolica, ebbe approvazione da parte di vescovi, Cardinal Schuster e altri, ma non proprio l'approvazione ufficiale della Santa Sede, che riuscirà a ottenere ufficialmente nel 48. Ah, ce la fa. Ce l'ha fatta, nel Ce 48 la ce l'ha fa. fatta. Adesso volevo fare un po'... non volevo andare così avanti nella No, storia, no, 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 ti aspettiamo, dai, che però ce l'ha interessantissimo. fatta, sì. Riuscì ad ottenere nel 48. Poi dopo, vabbè, adesso non ve lo volevo anticipare No, no, perché... no, no, no. Volevo narrare una chiesa un po' particolare e uno strumento molto particolare, che fu installato nel 1937 in una chiesa di nuova costruzione che fu realizzata da Aielli, che è un piccolo paesino nella Marsica, in Abruzzo. Faccio una piccola premessa. Questo paesino nel 1915 fu distrutto da un terremoto, quindi raso al suolo qua praticamente, causò 80.000 morti quel terremoto della Marsica. E una persona originaria di quel paese lì ebbe un certo successo, tra virgolette, nel partito fascista, si chiamava Guido Letta, era il prozio, zio di Gianni Letta e prozio di Enrico Letta, ex premier italiano Enrico Letta. E lui, presidente, quando diventò un prefetto del partito fascista, vinse anche un premio alla lotteria dell'epoca e volle donare al proprio paesino una chiesa nuova, perché non l'avevano ancora ricostruita, chiesa, dopo lavoro e cinema, a sue spese. E allora fece costruire questa nuova chiesa in cemento armato, con stile razionalista, tipico stile fascista, diciamo, nella chiesa, e in questa chiesa volle installare un organo, ovviamente, e un autorgano barbieri, doppio lettore di rulli, quindi organo e autorgano furono realizzati da barbieri. Una cosa particolare di questa chiesa è che nel 36-37, l'anno di costruzione della chiesa, non fu possibile installare le campane in bronzo. Perché? Perché con l'autarchia italiana e l'embargo della Società delle Nazioni non si poteva importare il rame. E dato che le campane sono fatte in bronzo con alleghe di rame e stagno, non c'erano i soldi per installare, costavano una cifra folle, esagerata, perché il rame era rarissimo. E allora misero un surrogato delle campane, ossia installarono nel campanile delle campane tubolari in acciaio, suonate
direttamente dall'organo della chiesa e automaticamente anche dall'autorgano. Ma il suono delle campane tubulari erano piccole, non poteva raggiungere grandi distanze, era un suono molto debole. Allora misero microfoni e quattro altoparlanti a tromba nel campanile per fare sentire fino a 2 chilometri di distanza il suono delle campane tubulari. Ma ora che c'erano, misero i microfoni anche dentro la chiesa in modo da far sentire il suono dell'organo anche a grande distanza. La cosa bella, diciamo, che questo misto di architettura e suono è che il campanile della chiesa, che è integrato nella facciata, alto 36 metri, aveva tutta una vetrata frontale, che adesso non esiste più purtroppo, sagomata a forma di canne d'organo, ossia una persona a distanza anche ascoltava il suono dell'organo della chiesa e lo vedeva praticamente questa architettura della chiesa con le canne d'organo nel campanile praticamente. Se si vede qualcosa, perché l'ho dovuto trovare in una pubblicazione dell'epoca, adesso non ci sono più queste vetrate sagomate, c'è una vetrata piatta anonima. Si vede nella slide 17-18 e 20 e 21 anche un po' si intanto vede. Intanto possiamo allertare Maria Teresa, diciamo, se ci fa ascoltare il suono, diciamo, l'audio a pagina 24, no Maria Teresa? Intanto sì. Quando ce l'hai pronto così lo possiamo far sentire. Devo fare una piccola introduzione. Ecco, tra i rulli di musica sacra per campane tubolari, che c'erano dei rulli di musica sacra, ce n'è ancora uno tuttora da Ielli, del inno fascista Giovinetta. Quindi dato che la Chiesa fu voluta, pagata da un prefetto fascista, oltre a suonare musiche sacre, suonava anche sia dall'organo che dalle campane tubolari musiche, cioè la musica Giovinezza, praticamente Marcia Reale Giovinezza del partito fascista, e tuttora questo rullo, questi due rulli, uno per organo, uno per campane tubolari, è presente nell'archivio della chiesa di Aielli. E allora lo andiamo a sentire. Proviamo a sentirla. Ecco, questo bellissimo. Un lavoro complicatissimo che ha fatto, praticamente non ci sono più queste campane tubolari, non esiste più questo sistema di amplificazione sonora sul campanile, eccetera. Partendo dal rullo che mi ha fotografato il parroco di Aielli, mi ha mandato le foto, io le ho mandato a un professore tedesco in pensione adesso, che è appassionato di anche computer, eccetera, e ha ricostruito da queste foto dei fori la musica originale con suoni di campane tubolari campionate. Ha ricostruito lo spartito, una cosa complicatissima, insomma, quindi ha fatto un lavorone, il dottor Albert Luez si chiama, ho piacere di nominarlo perché effettivamente ha fatto un lavoro particolare, non solo su questo, ma come sentiremo dopo, anche su rulli di musica d'organo, insomma, quindi... Beh, questa chiesa, diciamo, ha una grandissima, perlomeno diciamo, per come l'hai, no, è stata descritta, quindi 17, 18, eccetera, è particolarissima per tanti aspetti, no? Ovviamente, diciamo, il fatto del campanile davanti, cosa assolutamente insolita, perché di norma il campanile sta spostato, ma questo serviva sicuramente
alla virtualizzazione, diciamo, delle canne d'organo, perché altrimenti sarebbe stato difficile poterlo far vedere da altre parti. Poi la presenza, diciamo, di questa, di una simbologia, no? Che ovviamente innerva, ammesso che ce ne fosse bisogno, la religione, diciamo, con il potere, con il regime più temporale, diciamo, rispetto alla religione, con la simbologia, diciamo, di fronte, che oggi non c'è più, con il fatto che non c'è più l'anno Domini, ma c'è per l'anno fascista, che è tutto un altro tipo di discorso, e che oggi, diciamo, non c'è più tutta questa cosa, no? Sì, c'era praticamente nel recinto esterno, addirittura misero il fascio littorio nei due recinti esterni, e l'anno di costruzione dell'era fascista, l'anno 15 dell'era fascista, mentre invece ci voleva l'anno Domini, essendo un edificio religioso. Però il fascismo si voleva insinuare, il potere fascista, e questo qui da parte del prefetto che ha finanziato i lavori, anche nell'ambito religioso della vita italiana, quindi voleva influenzarlo in tutti i modi, praticamente, non solo esternamente, ma anche nell'intima fede cattolica del popolo, insomma. Quindi anche quando si arrivava in chiesa si vedeva il fascio littorio, si vedeva la vetrata sopra in cui c'erano i due figli del costruttore, che erano due fascisti anche loro, un avanguardista e una giovane fascista, che donavano la chiesa a Dio. All'interno c'è una vetrata della chiesa, c'erano i nomi, allora, dell'architetto che ha costruito, ovviamente, progettato la chiesa, del progettista strutturale, e di un deputato fascista con i due fasci littori nella vetrata della chiesa. Quindi adesso sono gli antorti, però all'epoca era così, quindi uno andava a messa e si vedeva, era questa simbologia, diciamo, fascista, insomma. Ecco, parlando di arte, no? In questo caso sempre una piccola digressione, parlando di arte e basta, non stiamo parlando né di credenza né di simbologia o di altro. Questo aspetto, diciamo, il fatto di togliere, diciamo, no, le simbologie, è un aspetto che intravedo, ho intravisto, diciamo, ho frequentato, ho potuto riscontrare, diciamo, anche in radio, no? Perché comunque la radio rurale, per sua natura, diciamo, aveva i fasci littori, diciamo, di fronte, davanti, e questo tipo, diciamo, di design è stato assolutamente mortificato, se non distrutto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, al punto che oggi ovviamente queste radio rurali hanno un valore importante, perché trovarne una che è in tonza, per così dire, è complicatissimo, no? Questo discorso apre così, squarcia più che aprire, diciamo, no? Una serie di discussioni sul fatto che se sia giusto o meno, diciamo, distruggere delle simbologie precedenti, o ancora, facendo una riflessione esclusivamente antropica, se la simbologia in qualche modo può evocare chissà che o chissà cosa, perché se fosse così, allora lo stesso problema ce l'avremmo su Palmira, no? Perché magari andiamo a, così dice, a denigrare chi ha fatto quello scempio a Palmira, perché io sono assolutamente d'accordo che sia stato uno scempio, ci mancherebbe, oppure il Buddha, diciamo, da parte dei talebani, no? Quindi voglio dire, purtroppo bisogna essere sempre molto accorti su questi tipi, diciamo, di cose che vengono fatte, perché capisco che di prima acchito la simbologia evoca, e quindi, diciamo, nell'animo semplice della natura umana, e per semplice non voglio offendere nessuno, ovviamente, parlo di semplice e basta, però al tempo stesso, diciamo, facendo queste cose si perde ovviamente una parte dell'espressione artistica a suo tempo, ancorché ovviamente con una motivazione, una spinta, una ratio che indubbiamente al tempo poteva non essere condivisa. Ma vedere l'immagine della chiesa che hai sapientemente recuperato te a pagina 17 e vedere poi oggi quello che è, no? nelle pagine più avanti, pagina 38 per meglio dire, chiaramente è come se parlassimo di un'opera d'arte a tre dimensioni per arrivare ovviamente a una rappresentazione in bianco e nero a due dimensioni. Mi ripeto, non sto discutendo né di simbologie di altro, sto facendo una riflessione esclusivamente a livello artistico e di design, perché facendo così, verosimilmente, o a torto o a ragione, ci perdiamo una parte importante, diciamo, di quella che è stata l'espressione artistica di tempo fa. Non so come la vedi, ma...
Io la vedo dunque, adesso una piccola premessa, l'organo della chiesa e il lettore è stato restaurato e basta, mentre invece la parte, come dico, le vetrate a forma di canne d'organo sono state distrutte, idem gli altoparlanti, le campane tubolari. In un preventivo, perché dopo io mi documento, in un preventivo di restauro dell'organo, di un organo Formentelli, e praticamente avevamo inserito anche di rifare le campane tubolari, mettere gli altoparlanti nel campanile, cioè rimettere proprio, ripristinare tutto, diciamo, rifare tutto come era prima, e certo ovviamente le vetrate a forma di canne d'organo, ma ci sarebbe stato, secondo me sarebbe stato bello ricostruire proprio anche il sistema sonoro dell'epoca, far ascoltare l'organo esternamente e vederlo anche con queste vetrate, che oltretutto, vetrate alte 14 metri, le vetrate, il campanile era 36, quindi molto belle, e oltretutto si illuminavano di notte. Ci sono delle foto che ha scattato questo organaro che mi ha inviato, che ci sono ancora delle parti di questa vetrata a forma di canne d'organo esistenti, cioè buttate lì, insomma, in delle stanze della chiesa, ecco. Quindi sarebbe stato bello ricostruirle e anche illuminate di notte, sicuramente un effetto molto molto suggestivo, che ascoltare musica, non dico musica sacra, dall'esterno della chiesa, dentro e fuori la chiesa, vedendo queste canne che si illuminavano, che simulavano le canne d'organo, sarebbe stato veramente molto, anche al giorno d'oggi, molto bello, ecco, molto suggestivo. D'altra parte, Giorgio, noi ci occupiamo di divulgazione culturale, no? E quindi nei limiti del possibile, diciamo, delle riflessioni che ci vengono in testa, bisogna che le spendiamo. Poi magari potremmo trovare dei consensi, potremmo anche non trovarli, però indubbiamente, diciamo, non possiamo sottacere il fatto che con questo tipo, diciamo, di appiattimento, chiamiamolo come vogliamo, passare sotto il giogo della corrente del momento, non lo so come si deve chiamare, noi rischiamo di perdere, diciamo, una serie di valori, di design, no? Che poi sta nella saggezza delle persone considerarle storia più che eventi che possono rievocare chissà quale spettro. Sono due cose completamente diverse, ma questo postulerebbe in qualche modo una presa di coscienza e una, come si dice, anche, diciamo, una maturità, no? E una profondità di veduta, di critica, di osservazione, che potrebbe andare un po' al di là, diciamo, del fatto che una simbologia per natura accende chissà quale tipo di lampo o di barlume nella nostra testa. Ma questo è un altro tipo di discorso. E volevo aggiungere una cosettina sempre su questa chiesa. Praticamente, dato che Barbieri fu così contento di questa importante opera organale, perché è un organo da 1500 canne, più tutto l'apparato sonoro, più l'autorgano, eccetera, fece registrare, diciamo, da un organista una musica chiamata Messa Letta, però con la L maiuscola, in onore del prefetto Guido Letta, che gli aveva fatto questa commissione di questo, fatto fare questa importante opera organaria, dal cui rullo si può, sempre il dottor Loiz ha ricostruito il suono originale di questi brani musicali. Erano praticamente due rulli, Messa Letta parte 1 e seconda, che facevano tutta la messa, praticamente erano 10 brani musicali, e in uno di quelli all'offertorio lui ha digitalizzato tutto, i due rulli, insomma ha fatto un lavorone enorme, io li ho scansionati, e si può ascoltare in quale slide l'ho messa? No, vediamo un po'. Nella slide numero 28, mi sembra che sia, sì. Nella slide 28, sì, 28 si può ascoltare il brano, sì, all'offertorio. Lo mandiamo. Buonasera intanto a tutti. Si sente più si sente proprio il suono dell'organo in questo qui, almeno è stato dai forellini. Il dottor Loeth ha ricostruito le note e ha inserito suoni campionati di organo, quindi si può sentire la musica originale come era, più o meno. Ascoltiamolo.
questo è un pezzettino, un estratto di quei rulli, insomma. Ma è bellissimo, sembra proprio un organo a canne Sì, infatti, di meraviglioso. una grande chiesa, è veramente molto molto bello. Sì, infatti, proprio questi due rulli si chiamano Messaletta, parte prima e seconda degli anni 30. Dopo ne hanno fatte versioni successive che cambia proprio anche, si vede nella slide 29, cambia però anche la melodia, quindi sono stati incisi da altri preti, diciamo, da organisti, insomma. Uno di questi dovrebbe essere stato inciso da Padre Santolini, che è stato un organista che amava molto improvvisare, quindi sono le uniche, ad esempio, l'ho comprato io. Oh, improvvisazioni per la messa lettera di Padre Santolini sono sue improvvisazioni, era un prete anche del Pontificio Istituto di Musica Sacra che amava improvvisare, quindi non ci sono sue registrazioni sonore, eccetto questi rulli che li ha incisi per Barbieri, ad esempio, un piccolo un'anticipazione perché non è in queste slide, credo. E un'altra anticipazione che non è in queste slide, Adolfo Bossi, è stato un famoso Sì, organista, fratello di certo. Marco Enrico Bossi, ancora più Sì, famoso, certo. ha dedicato una composizione per l'inaugurazione di questa chiesa. Si chiama Fantasia per organo. Me l'ha mandato lo spartito Andrea Macinante, un organista Sì, che insegna al Conservatorio di Bologna. lo conosciamo E benissimo. perfetto, perché lui ha registrato l'Opera Omnia di Marco Enrico Bossi, Sì, adesso sta già. passando a Adolfo Bossi. E quindi mi ha mandato questo spartito che è stato proprio dedicato a Guido Letta, quindi musica sacra composta da un organista, Adolfo Bossi, dedicato a un prefetto fascista e per l'inaugurazione, proprio dedicata all'inaugurazione di questa chiesa. Quindi Fantasia per organo si chiama. Adesso è un'anticipazione perché, insomma, comunque, adesso porto un po' avanti a conclusione questo. Allora, è arrivata la Seconda Guerra Mondiale. Barbieri fino a quel periodo lì, fino al 40, circa ha venduto 80-90 auto-organi. Per la fine del 43 ne aveva in progetto di arrivare a un centinaio di auto-organi venduti nelle chiese italiane. Dopo però ovviamente con la guerra le vendite calarono parecchio e nel 43 bombardarono oltre che il suo appartamento anche la fabbrica di Barbieri, quindi insomma, distrussero praticamente tutte le apparecchiature. E nel 43, sempre in quello lì, proprio insomma, sfortuna volle che la Sacra Congregazione dei Riti, che era praticamente l'organismo vaticano adibito a tutto il culto liturgico, proibisse ufficialmente l'auto-organo nelle chiese. Quindi lui non ha mai avuto l'approvazione ufficiale in precedenza, ma nel 1943 ebbe la proibizione ufficiale all'installazione dei suoi apparecchi. Quindi bomba che distrusse l'appartamento, bombe che distrussero, bombe alleate, che distrussero la fabbrica e proibizione dell'auto-organo. Allora, finita la guerra, lui comunque fece ricorso contro la Sacra Congregazione dei Riti, chiese aiuto anche al Cardinal Schuster, senza effetto, però chiese aiuto a un avvocato che era Guido Letta, prefetto fascista, ex prefetto fascista, ma anche avvocato, e che lo aiutò per fare causa contro questo decreto della Sacra Congregazione dei Riti e fece venire i membri della Sacra Congregazione dei Riti a ascoltare l'auto-organo di Aielli. Perché era uno di quelli che suonava meglio, nel senso che era fatto tutto sia organo che auto-organo dallo stesso costruttore. E poi riuscirono con un'abile mossa, Barbieri e Letta, a donare un auto-organo al Papa, Pio XII, sembra che fosse, sì, Pio XII. E il Papa lo accettò, lo fece installare nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano, benedisse Barbieri e Letta la fabbrica e l'auto-organo. E l'anno dopo ci fu l'approvazione ufficiale della Sacra Congregazione dei Riti all'utilizzo dell'auto-organo nelle chiese, che per evitare di far brutta figura alla Sacra Congregazione dei Riti non lo chiamò auto-organo, ma lo chiamò Cantantibus Organis, per via di dire questo nuovo nome, perché così la Sacra Congregazione dei Riti poté salvare la faccia, dopo che 5 anni prima l'aveva proibito, a dargli l'approvazione ufficiale, cioè proprio il documento che non è mai stato pubblicato. E si trova nell'archivio Barbieri del Museo della Musica Meccanica di Cesena. C'è proprio firmato, proprio insomma, quindi c'è il documento originale del 48. Ma Barbieri, dopo il 48, ricominciò, fece un volantino pubblicitario, ricominciò a installare i suoi auto-organi, tra cui un altro in Canton Ticino, ma nel 50 morì e quindi non ebbe tanto tempo per godere dei frutti e la fabbrica passò a altri due preti, che però non aveva lo stesso carisma, diciamo, e inventiva tecnica di Barbieri, che si chiamò Firso, e nel 58, di nuovo, quindi 10 anni dopo averlo approvato, venne di nuovo proibito l'auto-organo nelle chiese.
Di prima, scusa Giorgio, prima di fare un salto su questo aspetto, no? Ti volevo dire due aspetti. Allora, innanzitutto Pio XII, diciamo che il nome è nomen omen, come dicono, no? Perché questo Pio piava proprio, nel senso che volevo anche ricordarti che oltre a piare l'autorgano, e comunque insomma poi con la folgorazione sulla strada di Damasco si è convinto che fosse una cosa interessante per la Chiesa. Nel 40, 40-41, la fabbrica Ducati, che insomma sta vicino, no? Insomma, non sta, no, Sì. beh, sta un po' più su, via, sta un pochino più su. La fabbrica Ducati, che insomma faceva, oggi fa quello, insomma, si occupa di automotive, però insomma, di moto, a suo tempo faceva le radio, no? E praticamente lì regalarono una radio assolutamente preziosa che poi venne definita la papale, proprio chiamata, soprannominata la papale, che fatta in pelo di Sardegna con una tecnicalità mostruosa, che costava intorno a 3-4 volte più di una radio normale, tanta era, diciamo, la bellezza, tale era il design, insomma, che ci stava dentro. Insomma, ecco, mi veniva in mente, mi viene da ridere quando tu hai detto, insomma, no, che Pio XII, questo Pia, Sì, veramente. effettivamente. È una cosa interessante. E poi un altro aspetto, diciamo, sempre per così rimanere nell'ambito religioso, insomma, religioso, si fa per dire, come conciliava Barbieri il ruolo di prete con questo suo far imprenditore? Cioè, aveva abbandonato completamente, diciamo, la missione, diciamo, di prete, oppure no? Dunque, io l'unico documento che ho trovato è il 29, quindi quando ancora produceva organi, comunque a livello anche grande, perché organi da cinema e da chiesa, praticamente c'era, l'epoca era della diocesi di Lodi, Barbieri, e ha prestato la diocesi di Milano perché aveva la fabbrica. Comunque praticamente dicevano che non poteva più continuare a celebrare messa perché faceva parte di un'impresa commerciale, diceva questo documento. E Barbieri allora cosa fece? Si servì di prestanome, ossia disse che la sua ditta era di Corvi e Semeraro, mentre lui faceva solo la parte progettuale, eccetera, ma non entrava nell'ambito commerciale. E dice che dicessi da annum, c'è scritto che gli davano l'approvazione per un anno, poi dopo non si sa come sia finita. Probabilmente lui è riuscito comunque a procedere, insomma, a fare entrambe le cose, immagino. Dicendo che lui era solo proprietario dei brevetti, ma non entrava nell'ambito del commercio, ecco. Vabbè. Poi a questo mondo, soprattutto in Italia, niente di più definitivo è quello che si definisce provvisorio, no? Sì, esatto, un anno, e poi alla fine hanno prorogato fino alla sua morte, immagino. Ma Paolo, scherzando scherzando, siamo arrivati quasi al termine della Già, nostra siamo arrivati al termine trasmissione. della nostra trasmissione e Giorgio ci farà il piacere, spero, di tornare per completare il percorso che abbiamo iniziato, che siamo arrivati al termine. Giorgio, una cosa veramente una trasmissione molto interessante. Io purtroppo l'ho sentita per l'80% in macchina mentre ri rientravo ed è stato veramente molto molto interessante e devo dire che la dovizia di documentazione che ci hai inviato e che i nostri ascoltatori possono vedere sul nostro sito ameriaradio.com non fa altro che stuzzicare l'appetito e questo lo sai che non te l'abbiamo detto l'altra volta, ma lo stuzzicare l'appetito ad Ameria Radio significa avere la cerimonia del braccialetto. È già stata fatta È già questa stata fatta? cerimonia, È stata sì. fatta a posto, quindi già sei stato Già. braccialettato? No, perché in certi casi mettiamo anche la cavigliera, perché se ti dà fastidio, se a seconda, insomma, in questo, ci stiamo. Meccanica, 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 no? meccanica. Vabbè. Se no, se ti dà fastidio, inseriamo il chip tramite endovena. Quindi No, vediamo in no, no, qualche preferisco il modo braccialetto. facciamo. Vabbè, Insomma.
Opto per il brazzaletto. Devo dire che anche in chat stanno facendo i complimenti perché è stata una trasmissione molto interessante. Poi rubare a casa di ladri, qui siamo, c'è un'accademia organistica, quindi abbiamo molti appassionati e devo dire che questo è un solluchero per le nostre orecchie. Quindi Giorgio tornerà, no? Umberto, che dici? Il braccialetto lo facciamo Bisogna suonare sentire subito. Giorgio, Giorgio, perché noi sì. abbiamo buttato giù, diciamo, inserito, come dicevo te, lui ha sapientemente elaborato le slide, tu le hai trasformate, diciamo, in immagini, sono già a disposizione dei nostri ascoltatori, e se Giorgio ci facesse la cortesia di poter ritornare, diremmo ai nostri ascoltatori: allora, fermatevi fino a dove ci siamo arrivati, perché poi magari le slide successive, e magari con qualcos'altro, potremo inserirle insieme a Giorgio. Che dici, Giorgio? Va bene, si può fare, volentieri. Assolutamente, anche perché Giorgio ha dato delle anticipazioni su cose e forse le potrebbe anche approfondire la prossima puntata, perché io ho sentito questo, vi anticipo questo, vi anticipo, allora Ah, sì, capito? dopo mi vengono in mente i collegamenti, allora. Però siccome tu mandi i collegamenti, noi il braccialetto, il collegamento parte. Io ha cominciato già a suonare la console. Senza citare Crisostomo, cerchiamo di tirar fuori una cosa semiseria. Forse Paolo ti voleva dire, se magari non fosse il caso, che uno si potesse sbagliare, perché quando si parla messa letta, dice, invece poteva essere scritto messa suonata. Non so, vero Paolo, gli Io volevi dire questo? guarda, mi Scusa, mancava sta cosa, non ci capito Gio? Mi caricassero mancava perché. questa cosa, mi mancava e adesso l'abbiamo, No, perché siamo a sai, uno posto. vede, c'è messa letta, ma non è letta, è suonata, È quindi l'ho suonata, Gio, difesa. giusto, è rullata. Ecco, Rullata proprio, sì. vedi, lo vedi, lo vedi. Ecco, Giorgio è dei Proprio nostri. rullata. Giorgio è dei nostri, quindi è Io, così. come avrebbe detto Don Abbondio, sono un povero vaso di coccio in questa situazione, Hai quindi. capito? Anche i promessi sposi mette dentro stasera. Io non lo so. No, Bene, va bene. allora, nell'attesa che Giorgio torni con noi e completi questa parte che veramente. Sai come succedono sulle telenovelas che ti lasciano con la scena prima che accade qualcosa di interessante? Noi facciamo così. Giorgio ha lanciato un po' di ami, tutti stanno pronti per sapere quello che accade dopo e noi tac, chiudiamo la puntata in modo che tornano quando c'è Giorgio. Però Ecco. una cosa la dobbiamo raccontare, la dobbiamo dire, Paolo, no? Perché Sì. giustamente anche per rendere onore a un aspetto che Giorgio ha citato più volte, ai nostri ascoltatori e a noi stessi soprattutto, invitiamo a visitare il Museo della Musica Meccanica di Cesena, no? Perché questa, diciamo, è una cosa che si può fare. Cesena è vicina, ovviamente i nostri ascoltatori si sentono da tutte le parti, quindi non è un problema, però ecco, insomma, il Museo della Musica Meccanica di Cesena dovrebbe essere veramente una fonte di ispirazione, un qualcosa, diciamo, che merita, perlomeno da quello che hai raccontato, merita di Si vedere, parte no, dal Giorgio? tamburo di Leonardo, che ha ricostruito il tamburo di Leonardo da Vinci in una sala, praticamente, che era un inizio di musica meccanica, praticamente era trainato da cavalli e che suonava automaticamente mentre le ruote giravano, pum, pum, dei tamburi per la battaglia, diciamo, ecco, del tamburo di, sono venuti da un disegno e hanno realizzato, quello non è originale ovviamente, sono venuti da un disegno di Leonardo e hanno realizzato quello per poi passare ai secoli successivi e lì tutto suona praticamente, tutta musica. Allora, guarda, non vorrei essere spocchioso, no? Perché poi magari ti dico lo conosco, però guarda, ti faccio vedere, no? Ah, host, sì. Ok. Questo l'ho scattata 3 ore, 4 ore fa, perché stavo a Roma, per motivi, diciamo, ludici, e a Piazza del Popolo, diciamo, sotto la chiesa, adesso non ricordo, c'è la mostra, diciamo, degli strumenti di Leonardo, no? E praticamente, quando ho visto, diciamo, questo carro che si traina con i due rulli, e ovviamente siamo tutti quanti tamburi, ho pensato a te, Maria Teresa, e a Paolo per questa sera. Ho fatto solo la foto, non ho detto assolutamente niente, ma come dice, se me provo i macaron. Non penso che coincidenza. Guarda, è Bello, proprio non bello. più tardi di 4, credo 4 ore fa, perché stavo, sì, 4 ore fa. E devo dire che è una cosa interessantissima, perché comunque con questo rullo c'ha 7-8 insomma, battimenti. Adesso scusate, io non sono. È interessantissimo. Appena l'ho visto, ho pensato a voi tre, perché era. Beh,
Bene, Grazie per bene. averci pensato allora. Potresti Com'è? anche, grazie per averci pensato, potresti anche mandarmela la foto allora. Sì, ma però se Grazie. me lo dici così c'ho un po' di dubbio. Se me lo dici così. Pazienza, andrò a vederla da sola allora. Se me lo dici più carinamente, sì, e al limite potremmo inserire nella slide show della prossima volta. Però va bene, dai, farò un'eccezione, sai che vi voglio Un'eccezione. bene. Anzi, che non ti ha detto perché non hai cominciato a dire stasera su Ameria Radio parliamo, dovevi fare un po' di pubblicità anche lì. No, 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 va bene così. niente, Giorgio, non ci Allora, stanno salti. Paolo, fai le conclusioni perché Sì, non sei stato presente, presente quindi per niente. diciamo, Bene, uccide il nostro ospite, pensaci te, va bene? allora sì, allora innanzitutto un grazie enorme a Giorgio che è stato veramente bravissimo ed ha sapientemente stuzzicato l'appetito di noi tutti musicisti e non, e lo aspettiamo presto per andare avanti con questo discorso. E che dire? E Come grazie a voi va? di avermi ospitato nella vostra radio. Ah, ma tu Grazie a voi. ormai stai a casa, Devo ormai ringraziare è io. anche la tua radio. È anche la tua radio. Quando uno mette il braccialetto, diventa anche la tua radio. Ah, Quindi, ok. questo è così, capito? Ecco. Bene, grazie Giorgio, grazie a Grazie Umberto che come a voi. E grazie al pubblico. sempre, Grazie. e grazie a Maria Teresa che stasera ha preso il timone in mia assenza e devo dire che se non ci fosse lei tante volte non si potrebbero fare le trasmissioni, devo dire. Quindi è veramente un piacere averla accanto, almeno chissà stasera mi fa la cena, chissà forse. E invece è stato per me un onore conoscerti e non vedo l'ora di ascoltare la prossima puntata. Bene, grazie a Grazie tutti. mille a voi. Buonanotte, Ciao Umberto, ciao. buonanotte, Ciao, buonanotte, buonanotte, buonanotte a voi. buonanotte Arrivederci a tutti. a tutti, buonanotte. URI, Unione Radiofonica Italiana. 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio ha presentato Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini.